Lunedì prossimo alle 20.30 diretta su Rai Sport Pescara Perugia, Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Ne parliamo con il doppio ex, l'amico Gianluca Colonnello. Ciao Massimo, ciao. Salve Gianluca, grazie per aver accettato il nostro invito. Possiamo definirla, per quanto ti riguarda, la partita del cuore? Sì, sì, assolutamente. Ho dei ricordi stupendi sia con il Pescara che con il Perugia. Il Perugia in particolar modo perché è stato il mio primo campionato vinto di B e il mio primo campionato di A. Campionato di B 97-98, allenatore Castagnier che dir si voglia, contro il Torino, finalissima nella quale tu sei stato protagonista, perché se non ricordo male hai provocato l'espulsione di Tricarico. Tra l'altro trascorsi sono andato a leggere anche nel Castel di Sangue quando era giovanissimo, quindi diciamo sì. Che è una squadra nella quale hai militato anche tu, dove hai vinto il campionato di C2, poi il gol per il momentaneo vantaggio del Perugia, l'assist per Sandro Tovaglieri e poi il rigore del 5-4, se non vado errato, la partita finì 6-5. Sì, sì, 6-5 con i due gol. Con i due gol, sì, durante. È stata, sì, diciamo, è stata una finale dove ho fatto tante cose buone. Ho un bellissimo ricordo perché arrivammo dopo una grandissima rincorsa. Ricordo quando arrivò il mister Castagnier, Gaucci, il nostro presidente, diede diciamo, alla stampa un foglio dove diciamo, c'era il programma dei punti che noi avremmo dovuto prendere. Non sbagliò un risultato e alla fine dopo una grande rincorsa, perché la penultima di campionato appunto avevamo lo scontro diretto col Torino in casa, sì. Eravamo 3 punti dietro, riuscimmo a vincere 2-1 e poi l'ultima era la partita a Monza, vincemmo 2-0, cioè il portiere arrabbiati. L'anno successivo sei rimasto a Perugia, ti sei salvato in Serie A, prima con Castagnier, poi dimissioni di Castagnier, arriva un grande personaggio come Bosco. Sì, sì, fu una mazzata perché il mister fu preso da diciamo un pochino di rabbia dopo alcune esternazioni del nostro presidente, però poi cercò di ritirare le dimissioni, non furono accettate, arrivò mister Boskov, persona meravigliosa, rapporto stupendo con tutti e riuscimmo appena arrivò a vincere immediatamente contro l'Inter, sì. Vincemmo 2-1, partita giocata benissimo e poi ci salvammo appunto alla fine pur perdendo contro il Milan sì. Nel 99 diventò campione d'Italia, Zaccheroni allenatore, sì, noi ci salvammo, è un altro diciamo tra virgolette record perché il Perugia erano 20 anni che non si salvava in Serie A e quindi fu veramente qualcosa di unico e di speciale. Insomma, hai lasciato il cuore anche a Perugia, non solo a Pescara. Tra l'altro mi devi raccontare l'aneddoto, perché l'estate successiva, secondo campionato di Serie A del Perugia, l'allenatore è Carlo Mazzone, compianto Carletto Mazzone. Che cosa succede? Sì, poi l'estate arrivò mister Mazzone, noi dovevamo preparare l'Inter Toto, sì. E quindi eravamo in ritiro a Norcia e dopo penso 7-8 giorni mi telefonò il procuratore e mi disse che c'era una richiesta da parte del Lecce, mi voleva acquistare dal Perugia e poi il pomeriggio mi chiamò mister Mazzone e mi disse: a Colonnette devo parlare. E quindi andai là, ci sedemmo in un tavolo e mi disse: Colonnette, devo dire una cosa, tu mi piaci e io ti faccio giocare. Dico come mi disse il mister. Certo. Però il presidente mi ha detto che te vuole il Lecce, una bella squadra, ti fanno 3 anni di contratto, qua c'è un altro anno. Io ti faccio giocare, se vuoi stai, ti faccio giocare. Però se vai troverai, poi mi parlo del dottor Giuseppe Palaia, il dottore storico, e quindi poi decisi di andare. Però mister, persona meravigliosa. Assolutamente. Una delle persone più belle che io abbia mai incontrato. I ricordi nel Pescara, 3 stagioni, 95-96, 96-97 e poi 2003-2004. Eri giovane, nel 95 venivi da un grande campionato vinto a Castel di Sangro in Serie C2, quindi diciamo un doppio salto, ti sei trovato subito bene, però chiaramente i ricordi più belli l'anno successivo con Delio Rossi,
perché giocavate un calcio meraviglioso e mancava davvero poco, no? Sarebbe mancato poco per centrare la promozione in Serie A. Sì, il primo anno bellissimo perché coronavo un sogno, diciamo, passavo da San Donà del Piave a giocare contro il San Donà del Piave in Serie C, e pur vincendo il campionato storico del Castel di Sangro, mi trovai dopo un mese e mezzo già a marcare Roberto Baggio, Weah, Savicevic, giocare contro Maldini, Costa Curta e tutti i grossi campioni che io fino a due mesi prima li vedevo in TV. Mi ricordo agosto, Pescara Milan 1-4. Pioggia incredibile per tutta la partita. Giocammo pure una buonissima gara. Assolutamente. Ricordo anche sull'1-0, poi commettemmo degli errori, però creammo diverse palle gol, pure mi ricordo Massimo Margiotta ebbe due o tre situazioni per segnare, però giocavi contro una squadra galattica, stellare. Però diciamo come esordio, come ricordo, bellissimo. Poi è stata un'annata a livello personale positiva, perché rimanemmo primi in classifica il giorno d'andata, campioni d'inverno. Poi con la famosa partita di Salerno. Sì, Andrea, penso che era, se non capocannoniere, 9 gol, penso, segnò nel girone d'andata, trascinò tutta la squadra. Poi penso ebbe anche un infortunio. Stiamo parlando di Carnevale, quando sì, di Andrea Carnevale. Poi ci furono situazioni un pochino di confusione, ecco, certo. Diciamo di confusione, però secondo me la squadra era fortissima e potevamo veramente vincere il campionato quell'anno. E poi il secondo anno stupendo, bellissima annata, meritavamo secondo me di andare in A, eravamo fortissimi. Bisogna ricordare che c'erano squadre come Lecce e la Salernitana, noi vincemmo in casa 3-0. Sì, come no. Quindi dimostrammo fino all'ultima partita di campionato di poter dire la nostra. Avevamo Renato Greco come attaccante, poi si parlò, penso sempre nel periodo del calciomercato invernale, di Hübner. Hübner, sì. Poi purtroppo non arrivò, secondo me con uno o due giocatori saremmo arrivati tra le prime due o tre del campionato. Un grande rimpianto, non c'è dubbio alcuno. Un grande rimpianto. Il Pescara di oggi, Gianluca, ha cominciato bene con Baldini allenatore, che sembra essere già entrato nella testa dei calciatori. C'è un clima più sereno, e questa è una cosa molto, molto importante. C'è un bel gruppo, è chiaro che è ancora presto per esprimere un giudizio compiuto. Sì, io preferisco sempre iniziare bene. Secondo me è un buonissimo gruppo, poi quando inizi bene arrivano delle vittorie, è molto importante soprattutto per l'entusiasmo, perché ti dà l'opportunità di continuare a lavorare in una certa maniera, di prendere sicurezza e coraggio soprattutto, e anche un po' di sfrontatezza per raggiungere qualche altra vittoria. E poi sono molto importanti i punti. Ora bisogna cercare di fare più risultati positivi fino ad arrivare alla decima, undicesima, dodicesima giornata. Poi si possono fare anche dei calcoli e vedere come potrebbe essere l'annata. A risvegliare l'entusiasmo, perché c'è più entusiasmo, non c'è dubbio alcuno, Silvio Baldini, che è un personaggio. Grande comunicatore, ma non dimentichiamolo, è anche un buonissimo tecnico. Sì, ha una buonissima storia e secondo me è un come si dice, un'anima buona, ecco. Certo. Ha un gran cuore e si lega tantissimo ai posti e anche ai ragazzi soprattutto, perché alla fine prima di calciatori, come si suol dire, ci sono uomini e ragazzi. E quindi se parte in una certa maniera e loro e tutti continuano a seguirlo, secondo me si possono fare veramente cose buone. Non è partito benissimo il Perugia di Formisano, che è un giovane allenatore classe 90, 34 anni, però una buona squadra, una squadra che è stata costruita sicuramente per lottare per la Serie B. Ma diciamo è sempre, come ho detto, un'incognita, perché hanno cambiato di proprietà. E quindi spero che riesca a portare
entusiasmo, perché anche a Perugia si era perso, diciamo, un pochino d'entusiasmo, però è una piazza abituata a giocare in A, a fare grossi campionati di Serie B, dopo ha visto grandissimi giocatori, ha vinto l'Intertoto, certo. E quindi è una squadra storica italiana il Perugia, è una bellissima città, e poi quando ti trovi a lottare in categorie come la Lega Pro, fai su e giù dalla Lega Pro e Serie B, non è semplice, però c'è stata, tra virgolette, anche umiltà da parte dei tifosi, perché io ne conosco tanti, essendo stato là 2 anni, ho tantissimi amici anche in curva. Infatti. E quindi spero che riescano a risalire, perché lo meritano, lo merita la città. Non è facile, perché mi ricordo il Lecce fece 6 anni di... Esatto. 6 anni di Serie C. Per questo ogni volta io dico, bisogna tenersi cara alla categoria, cara alla categoria, pure se ci sono delle difficoltà che non si è d'accordo, però bisogna tenersi cara alla categoria, perché la Serie B, la Serie C non è la Serie B. Parole sagge di Gianluca Colonnello, hai fatto bene a ricordare l'esempio del Lecce, no? 6 stagioni sì. consecutive in Serie però C. Però 3 spareggi persi. 3 spareggi sì. persi, e poi riuscì a centrare la promozione in terza divisione in Serie C con Liverani in panchina, addirittura doppio salto in Serie A anche l'anno successivo, la promozione dalla B alla Serie A. Ti faccio l'ultima domanda, che poi è una considerazione: è scomparso Totò Schillaci, a cui siamo tutti legati, perché insomma ci ha fatto sognare nei mondiali del 90 in Italia, capocannoniere con 6 gol, però al di là delle sue qualità tecniche, che sono indiscutibili perché è stato un grande attaccante, mi piace ricordare Schillaci per quello che ha dato sotto il profilo umano. Assolutamente, cioè, quando ho sentito la notizia mi sono commosso, perché diciamo i mondiali del 90, io avevo 17 anni, quindi ognuno di noi collega molte volte o a dei calciatori, a delle situazioni, ricordi belli, emozioni che sono indelebili. Totò Schillaci penso che rimanga nel cuore, nell'animo di tutti noi, quindi quella sua gioia pulita ti dava gioia, e anche ora che diciamo ha smesso da tanti anni, c'era qualcosa che ti rimane dentro, e quindi era tipo una parte di noi che se ne va come un familiare, ecco, sì. Perché per noi dopo quell'annata è diventato familiare. Assolutamente. Mentre parli scorrono le immagini di Totò Schillaci, che abbiamo intervistato 9 anni fa, era il 24 giugno del 2015, partecipò al secondo Memorial Vincenzo Zucchini. Una bella intervista, mi ricordo, anche per il sottoscritto, perché ho potuto proprio constatare di persona lo spessore umano di Totò Schillaci. Volevo dire, ora parliamo, stiamo sì. parlando di Totò, hai fatto il nome di Zucchini. Sì. Ma anche di Cornacchia. Come no? E quindi io stavo con lui, quindi era il mio preparatore atletico. Ora diciamo gli anni passano, però vedere la fortuna di aver conosciuto certo. Zucchini, il professor Cornacchia, che ho un piccolo aneddoto: quando arrivavo al campo la mattina, siccome venivo da Tollo, mi chiamava Tannino. Ah, Tannino. Faceva Tannino col suo sorriso e mi abbracciava. Bellissimo. Tutti i giorni era così, mi abbracciava tutte le mattine, mi veniva vicino, quindi, e poi ho potuto pure incrociare Totò alcune volte di sfuggita. E quindi sono dei bei ricordi che porterò. Si sono persi un po' i rapporti umani di un tempo, no? Nel calcio di oggi. Ma penso proprio di sì, era tutto, come hai detto tu, era tutto più umano, era tutto più umano, ora retorica dire i social network, tutte queste storie, prima secondo me c'era più vero, era più vero, c'era un rapporto diretto, diretto, il rapporto diretto, quindi, senza nessun filtro, no, nessun filtro, ed era. E io sono abituato a quel periodo, alcune volte pensi era meglio prima, e beh, penso sì, a livello umano sì. Pescara-Perugia e concludiamo, pronostico? Penso che ci sia entusiasmo da una parte del Pescara, e quindi
tra virgolette, secondo me è più avvantaggiato il Pescara in questa partita. E dall'altro lato c'è un'incognita, perché c'è il cambio di proprietà e che può dare stimoli nuovi. E può dare stimoli nuovi, quindi secondo me sarà una bella partita. Importante che, parlo del Pescara, bisogna sempre tenere, certo, i piedi per terra e giocare con entusiasmo, come hanno fatto, perché giocando in questa maniera, soprattutto all'inizio, ti può portare verso una buona strada. Grazie Gianluca. Prego.